Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica Un giorno un fiore. Oggi voglio parlarvi di un esemplare conosciuto col nome di Vinca o pervinca, che con l'avvicinarsi del periodo caldo e torrido, quindi l'estate o la fine primavera, si affaccia nei rivenditori di piante, di fiori e si presenta con questo aspetto allegro, vivace e fiorito, per poter dedicare al periodo estivo una nota di colore. La vinca generalmente in commercio viene presentata sotto due aspetti, diciamo così. Quella lì è un po' più ricadente, a cespuglietto morbido, quindi che ha un andamento sinuoso, e poi invece c'è un'altra tipologia che è un po' più ad arbusto eretto, quindi un po' più alta, cespuglietto non ricadente. Abbiamo varie tipologie di colori: il bianco, il rosa, lo screziato, il rosso corallo, il lilla. Insomma, l'offerta, la gamma cromatica di questa pianta non ci delude. Non ci delude perché queste fioriture abbondanti e colorate ci permettono di avere un terrazzo, un balcone, un giardino che anche nel periodo estivo e caldo è sempre bello, arricchito da un fiorellino. Non abbiamo una situazione visiva di stallo in cui c'è assenza di colore, un po' di siccità. No, questa pianta ci rinnova il giardino, lo rende fresco, vivace e colorato. Delicato perché il fiore è a petali morbidi e quindi ci dà un aspetto gioioso al giardino. È una pianta semplicissima da curare, da considerare come sempre fiorita, perché ha bisogno di un giusto apporto idrico e di una buona quantità di concime. Questi sono gli unici fattori determinanti affinché lei possa crescere e fiorire. Non ha bisogno, non è una pianta pretenziosa, quindi non dobbiamo neanche stare molto vicino o assiduamente nelle cure. L'accortezza principale da avere con questa tipologia di pianta, nello specifico con la vinca, ma anche ad esempio con le petunie, le surfine e via dicendo, è la pulizia. Pulizia cosa vuol dire? Mantenere sempre pulita la pianta, dalle foglie secche, dalle foglie un po' flosce, dai fiorellini appassiti. Bisogna mantenere sempre pulito perché pulizia è pulizia non solo estetica ma anche curativa della pianta. Infatti, laddove ci sono quelle temperature alte, ristagnanti di umidità e dove ci sono anche quelle parti in decomposizione della pianta, lì c'è la proliferazione del germe, del batterio, che provoca a volte delle malattie su tutta la pianta. È una pianta davvero semplice, allegra e solare, che può essere posizionata sia a mezz'ombra che in pieno sole. L'importante è l'apporto idrico e un buon concime.